Non c'è nessuna cura, c'è soltanto il grande lavoro alle spalle, stiamo facendo un grandissimo lavoro, i ragazzi mi piacciono perché sono veramente molto presenti sia negli allenamenti ma sia poi in quello che cerchiamo di fare in partita. Lo dimostra proprio la prestazione e l'attaccamento dei ragazzi, che è davvero encomiabile. Nessuna cura per il suo Fasano, dice Ciro Danucci. I 10 gol all'attivo, incassandone solo uno, e le 2 vittorie in 2 partite sono però di certo il manifesto di una rivoluzione psicologica e tecnica, quella garantita dall'ex allenatore del Nardò alla squadra di cui ha ereditato la guida tecnica da Giuseppe Mosca. Dopo i 6 centri alla Nocerina è arrivato il poker di Molfetta. Noi abbiamo sbagliato forse 3-4 occasioni con una superiorità numerica a tu per tu col portiere, quindi loro invece non penso che siano mai arrivati così vicini al gol. Il secondo tempo abbiamo trovato il gol su calcio d'angolo, poi è stato tutto più semplice, abbiamo fatto veramente bene nelle ripartenze, ci siamo difesi con ordine e poi abbiamo qualità davanti e quindi questa qualità poi si è tramutata in gol. Le 2 vittorie in 2 giornate hanno cambiato il morale, ma anche la classifica del Fasano. Le reti di Gorzelewski, Calabria, Calemme e Capomaggio hanno impacchettato il secondo successo consecutivo dell'era Danucci, attraverso bel gioco, idee chiare e una definita identità di squadra. Merito di... Un atteggiamento importante di una squadra che vuole crescere, vuole arrivare in alto. L'obiettivo è quello di pensare partita dopo partita, di cercare di cogliere il massimo da ognuna di esse. Lavoriamo tutta la settimana per arrivare bene la domenica, l'obiettivo deve essere questo, poi tireremo le somme più avanti quando magari cercheremo di essere dove vorremmo essere sempre. Anche Calemme, oggetto misterioso fino a qualche settimana fa, fa parte della rivoluzione firmata da Danucci. Il gol su calcio di punizione concede all'allenatore tarantino una freccia in più nel suo arco, da utilizzare sia tra i titolari che a gara in corso. Ora la testa è alla Team Altamura, avversario da sfidare in trasferta nel primo impegno di dicembre, che il Fasano inizia da settimo in classifica nel girone H e a -2 dai playoff.